Dopo tanti anni in nazionale, ritornare nel club è stato molto molto stimolante. Mi hanno richiamato Maurizio Gatto e Massimiliano Fabbri improvvisamente, non me l'aspettavo, non era nelle mie decisioni. Mi hanno proposto un ottimo programma, un ottimo progetto, quello della Roma. Io lo vedevo dall'esterno e sono rimasto abbastanza, anzi tanto entusiasma di ricominciare. Poi l'ho fatto anche per Maurizio, che è stato un amico rivale di tante battaglie in questi anni. Massi mi ha dato una delle cose che nella pallanuoto non esiste, ovvero la possibilità di migliorare la squadra grazie a dei prestiti che lui ha dato a noi, rimanendo in una condizione di inferiorità rispetto alla squadra a cui dava il giocatore. Quindi per me è stato un bel rientro. Adesso, portando avanti un programma di miglioramento delle qualità individuali prima ancora che di squadra, perché i ragazzi sono andati un pochetto in difficoltà in questa prima parte della stagione, in quanto loro pensavano di essere bravi perché si erano messi in rapporto con i rispettivi compagni di squadra delle altre squadre che sono qui a Roma e hanno pensato di essere bravi a livello assoluto. Io adesso gli sto facendo vedere dei piccoli particolari, gli sto cambiando la loro mentalità, gli sto creando un sistema di visione di se stessi rispetto a quello che dovrebbero fare in acqua piuttosto che rispetto agli avversari che devono affrontare. A me piace di essere un tecnico che viene riconosciuto a distanza dai propri atleti di aver dato qualcosa a loro. Agli atleti si dà capacità tecniche, capacità tattiche, si dà aiuto nei momenti difficili della crescita. Quando parliamo di settore giovanile dobbiamo sempre pensare che il miglioramento non è dall'oggi al domani, ma c'è bisogno di un periodo di assestamento, un periodo di prova, un periodo di sbaglio per arrivare a quello che dovrebbe essere quello che chiediamo noi. Quando prima di iniziare la nazionale sbagliavo, devo dire la verità, il mio errore più grave è che volevo un cambio radicale da parte dei ragazzi. Adesso so aspettare. Poco fa abbiamo fatto una partita dove abbiamo fatto tanti errori, non mi è andato di sottolinearli tutti, mi è andato di vedere se loro riuscissero a cambiare nel momento in cui giocavano. Uno dei miei grandi modelli è stato Nando Pesci, è stato un modello di vita più oltre che come allenatore. Mi ha insegnato a sorridere, mi ha insegnato a essere nello stesso tempo autorevole e nel rispettare i ragazzi. Mi ha insegnato tanto nella vita, perché sono così anche a scuola e sono cambiato radicalmente. Chiaramente adesso collaboro con Carlo Silipo, da lui posso apprezzare la grande qualità di un atleta di altissimo livello che vede lo sport in un altro modo rispetto a come lo vedo io, e adesso capisco perché ha vinto tutto. Mi piace la sua intelligenza, mi piace la sua imprevedibilità, il fatto come spiega le cose ai ragazzi, anche alcune volte il distacco che ha in alcuni aspetti, mentre noi siamo molto coinvolti e ci facciamo coinvolgere dalla situazione. Sicuramente Campagna poi è il massimo, sta dimostrando di essere superlativo. Il mio obiettivo stagionale in questo momento, dico, è far crescere e dare mentalità ai ragazzi. Ed è una cosa molto complessa, perché loro stanno lavorando benissimo, credo che si applicano in tutte le cose che fanno, sono un po' disorientati dal non riuscire a fare tante cose che fanno e quindi vanno un pochetto in difficoltà di espressione, manca un po' di autoefficacia. Quindi il mio primo obiettivo è dare a loro autoefficacia per dare autostima. L'altro è cercare di fare il massimo. Noi sappiamo che possiamo raggiungere le finali nazionali. Raggiungere le finali nazionali vuol dire anche prolungare l'attività di un mese ad alto livello, ma se mi devi chiedere qual è il mio sogno, è dare i giocatori alla prima squadra e se qualcuno di loro riesce a fare un percorso di nazionale ne sarei molto felice.